Bentornati sul canale 9000 Giri e Lavorazioni. Oggi parliamo di un argomento un po' diverso dal solito, che è l'applicazione delle pellicole vetri scure, con tutte le implicazioni che riguardano appunto il discorso legislativo, il tipo di pellicola, come si applica la pellicola. È un lavoro che noi facciamo spesso, soprattutto prima del periodo estivo, perché ovviamente la pellicola, ricordiamo sempre che oltre che essere un componente estetico che cambia il look esterno della macchina, è anche un componente, se vogliamo, di sicurezza. La pellicola è una pellicola particolare che riduce in maniera molto sensibile l'irraggiamento dei raggi solari, quindi soprattutto in periodi come questi, adesso qua fa un caldo terrificante, applicare la pellicola, avere la pellicola sui vetri, soprattutto anche su macchine scure. Qui abbiamo un'Alfa Romeo Giulietta nera, quindi chiaramente con l'irraggiamento dei raggi solari la temperatura interna cresce in maniera esponenziale. Il fatto di avere le pellicole anche solo parzialmente sulla parte posteriore, perché l'omologazione riguarda solo la parte posteriore, quindi il parabrezza e i due vetri laterali non si possono toccare, comunque abbassa di parecchi gradi la temperatura interna dell'abitacolo. Quindi questo che cosa comporta? Comporta il fatto di guidare con maggior relax, di usare meno il condizionatore e, se vogliamo, in questi periodi con i consumi alle stelle, anche non usare il condizionatore, una parte di risparmio carburante ce l'abbiamo. Quindi diciamo che l'applicazione della pellicola, ripeto, non ha solo una valenza estetica, ma anche altre valenze che sono altrettanto importanti. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. As
Feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.
Ecco, a questo punto vi spieghiamo un pochino più nel dettaglio come funziona il discorso della pellicolatura. Noi usiamo pellicole omologate, quindi la pellicola omologata è una pellicola speciale fatta da alcune case che producono in maniera specifica per questo utilizzo. Quindi non è la pellicola del brico, la pellicola che si compra su internet, che costa pochissimo, ma A, non è omologata, B, a livello proprio di stesura, di lavoro finito, viene fuori veramente un lavoro assolutamente non come utilizzando una pellicola speciale. Da un punto di vista tecnico, i vetri vengono completamente puliti, il cliente sceglie la tonalità del colore, per cui abbiamo 4-5 tonalità. Bisogna tenere presente soprattutto, e qua ve lo posso far vedere, nel senso che questo è il vetro non pellicolato, un po' sporco, però non è pellicolato, e vedete che è già colorato di serie, cioè ha già una tonalità, mi sembra, sul verde, quindi è già leggermente colorato. Quindi attenzione quando uno sceglie la pellicola, perché la sommatoria di due colori, se io prendo una pellicola intermedia e la vado a applicare su un vetro che è già precedente colorato tipo questo, non ottengo una colorazione intermedia, ottengo una colorazione scura, anzi molto scura, e quindi va in contrasto magari con quello che è il desiderio del cliente o il suggerimento che diamo noi. Cioè noi diciamo sempre: va bene la pellicola, ok, in estate è perfetta, attenzione a non fare un colore troppo scuro, perché quando piove, di sera, in inverno, quando c'è scarsa visibilità, avere una pellicola eccessivamente scura vi può creare veramente più fastidi che vantaggi. Quindi consigliamo sempre di avere un effetto, sì, un pochino più scuro di quello di serie, però non in maniera eccessiva. In questo caso la pellicola è già stata applicata, quello che potete vedere è questa differenza, quindi questa è una pellicola che comunque la caratteristica fondamentale di questo vetro lo si vede dall'interno, voi potete vedere all'esterno, mentre dall'esterno avete una visibilità molto più ridotta. Se vedete questo dall'esterno sembra una pellicola quasi nera, dall'interno voi invece vedete, ed è questa la caratteristica e il costo di queste pellicole, che hanno una doppia visibilità dall'interno in un modo, dall'esterno in un altro. Chiuderei dicendo che da un punto di vista legale in Italia è possibile pellicolare i vetri, però la legge prevede la pellicolatura dei vetri dal montante della portiera anteriore indietro, quindi si può pellicolare tutta la parte posteriore, in questo caso sono 3 vetri posteriori, poi ci sono dei van, delle altre macchine che ne hanno anche 7 o 9, e da un punto di vista legale non si può, il parabrezza è ovvio che non si può toccare, ma non si possono toccare i due scendenti, cioè i due vetri anteriori, proprio per una legge che è ancora in vigore legata al discorso dell'antimafia e di non creare una macchina che non faccia vedere chi guida. Quindi questo è molto importante. Assieme alla pellicola che ha stampigliato un numero, noi lasciamo sempre un certificato di omologazione che accompagna la buona applicazione delle pellicole, il lavoro fatto a regola d'arte, diciamo così, e soprattutto il numero seriale della pellicola, che deve essere lo stesso che chi va a fare un controllo può riscontrare sul vetro stesso. Direi che soprattutto in questo periodo, come ho accennato precedentemente, l'applicazione delle pellicole è un'ottima soluzione per usare molto meno il condizionatore e anche per risparmiare molto meno. Quindi, indipendentemente da un discorso estetico, questa macchina sicuramente ne ha guadagnato con il 1.8 e 2 vetri posteriori, esteticamente diciamo è più accattivante, però quello che sempre di più bisogna valutare, al di là di un discorso estetico, è un discorso anche funzionale: si sta molto meglio in macchina perché si scalda meno, e a questo punto anche economico, al di là del costo delle pellicole, anche economico, perché usando meno il condizionatore assorbendo energia ovviamente vi farà consumare di più. Direi che anche per questo è tutto, ci rivediamo alla prossima puntata. Per qualunque informazione voi abbiate bisogno, come al solito potete consultare il nostro sito www.9000giri.it, dove troverete nell'archivio elaborazioni, se volete andare a vedere Alfa, BMW, centinaia di modelli con lavori completamente diversi fra loro, dalle pellicole al motore, all'assetto, all'impianto frenante, all'estetica, ne troverete di tutte. Ci potete chiamare telefonicamente allo 02 7383 175. E come ultima cosa vi ricordiamo sempre di supportare il nostro canale YouTube cliccando sulla campanella, in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo. Grazie, alla prossima, ciao!
We'll be right back.